I venti alisei sono dei venti costanti che li possiamo trovare nelle zone equatoriali e sono caratterizzati dal fatto che, a parte essere permanenti, soffiano anche sempre nella stessa direzione, e quindi nell'emisfero nord li troveremo a soffiare da nord-est e nell'emisfero sud da sud-est. Inoltre, i venti alisei hanno avuto un ruolo molto importante nella storia, proprio grazie ai venti alisei che Cristoforo Colombo riuscì ad arrivare in Sud America. Aloha e benvenuti in questa nuova puntata di Alisei. Io sono Copa e oggi vi accompagnerò nelle magiche atmosfere di Alisei, ma andiamo nello specifico nelle profondità dell'oceano per scoprire i miti e le leggende nascoste nei ruderi e nelle rovine che ci giacciono sul suo fondale. Come sempre vi consiglio l'utilizzo di cuffie, quelle diciamo isolanti con i padiglioni, in modo da calarsi maggiormente nelle atmosfere mistiche di questo programma. E detto questo, io direi che ci si può armare di bombole e partire. Eri l'ombra nella mia luce. Diceva una canzone. Anche l'oceano è fatto di luci e ombre, a seconda della profondità. A qualsiasi livello possiamo udire il suo canto. E le leggende che ci racconta.
come la leggenda delle sirene. Mito di Atlantide. Il primo a scrivere di Atlantide fu Platone nel 360 avanti Cristo. Ne parla come di una monarchia con mire espansionistiche. Una monarchia in contrapposizione ad Atene. Il suo nome deriva da Atlante, primo re dell'isola.
il mito fu poi ignorato durante l'età buia del Medioevo. Fu poi ripreso in età moderna. Bartolomeo disse che lo stesso Colombo partì per cercare Atlantide. Ma trovò poi l'America.